Ciao a tutti e benvenuti. Continua la serie di video dedicati agli apparati d'Islam che sono riuscito a ritrovare da un mio non lontanissimo passato. Questa è la terza puntata e oggi parliamo nello specifico di un apparato particolare, Huawei MA5600T, che sicuramente molti tecnici conosceranno. Il video è stato realizzato nel 2017, alcuni contenuti potrebbero essere obsoleti. Spero comunque che il video sia di vostro gradimento. Vi auguro una buona visione. Il DISLAM Huawei MA5600T è costituito da un subtelaio a 23 slot numerati da 0 a 22. I telai in tecnica N3 della sala trasmissioni possono essere equipaggiati con un massimo di 3 subtelai se si utilizzano schede a 32 porte, 2 subtelai se si utilizzano schede a 64 porte. Ad ogni DISLAM Huawei MA5600T possono essere attestati fino ad un massimo di 1024 clienti ADSL 2 Plus, 256 utenze SHDSL o 384 utenze VDSL 2. Il massimo consumo è di 1100 W. Vediamo nel dettaglio i 4 moduli che compongono questo DISLAM. Le schede utente occupano gli slot da 1 a 8 e da 11 a 18 e possono essere di diverso tipo, combinate tra loro a seconda delle esigenze. Il servizio ADSL 2 Plus è fornito da schede ADLF a 32 porte e ADPD a 64 porte. Sono le uniche schede che non possono coesistere. Il servizio VDSL è erogato da schede VDSA a 24 porte. Il servizio SHDSL è offerto da schede SHLB a 16 porte e SHGM a 32 porte. Un cavo di tipo TE raccorda con un apposito connettore le porte delle schede al relativo blocchetto del permutatore urbano. Ogni scheda presenta due LED, Run Alarm e Busy. Run Alarm può assumere tre stati. Verde lampeggiante lento se la scheda funziona normalmente. Verde lampeggiante veloce se è in corso la fase di inizializzazione. Rosso in caso di fault. Il LED Busy verde indica che almeno una delle porte sulla scheda è in stato attivo. Possiamo inoltre avere due equipaggiamenti opzionali. Schede OPFA e OPGE. La scheda OPFA ha 16 porte Fast Ethernet con moduli per cavo RJ45 UTP. Per ogni porta sono presenti due LED. Link acceso verde fisso segnala un collegamento Ethernet attivo. ACT lampeggiante indica la trasmissione dati. Le schede Gigabit Ethernet OPGE hanno 24 porte GBE attestate a moduli SFP elettrici o ottici. Per ogni porta è presente un solo LED link che, acceso verde, segnala un collegamento attivo. Se lampeggiante verde, indica operatività di traffico. Su entrambe le schede, Fast Ethernet e Gigabit Ethernet, è presente anche il LED Run Alarm a tre stati. I moduli principali di controllo apparato e matrice connessione sono svolti da due schede, identiche tra loro, inserite negli slot 9 e 10 e funzionanti in modalità ridondata, attiva e riserva. Questo permette la possibilità di effettuare lo scambio sia automatico che manuale, in servizio. Sui MUX Huawei MA5600T queste schede si chiamano SCUB, Super Control Unit B. Hanno una matrice di permutazione con capacità bidirezionale di 24 gigabit al secondo. L'ultima versione, chiamata SCUN più performante, ha capacità di 960 gigabit al secondo.
La gestione dell'apparato nel locale si effettua collegandosi con il PC a uno dei primi due ingressi RJ45, con di tipo seriale RS232 a 9600 bit al secondo, oppure ETH di tipo Ethernet. Il terzo ingresso, ESC, è un'interfaccia seriale per il monitoraggio dell'apparato. Nella parte inferiore della scheda sono presenti quattro porte Gigabit Ethernet, dalle quali l'apparato potrebbe essere collegato alla rete di trasporto o ad altri DSLAM. Questa funzione, tipica del modulo Network Interface, è però svolta solitamente da altre schede dedicate più performanti. Ogni scheda presenta due LED, indicativi dello stato di funzionamento generale. ACT è verde sulla scheda attiva. Run Alarm ha tre stati. Ad ogni porta GBE corrisponde una coppia di LED, Link e ACT. In caso di crash del controllore, la pressione del tasto Reset permette il riavvio della scheda. L'apparato DSLAM può essere equipaggiato con due processori opzionali, denominati schede SPUB, alloggiabili negli slot 17 e 18. Questi consentono, nello specifico, di configurare e di realizzare l'emulazione di circuiti virtuali punto-punto, PseudoWire, PVE3 e MPLS. Le schede che consentono l'interfacciamento alla rete di trasporto occupano gli slot 19 e 20. Sono di due tipi: GICD, equipaggiate con 4 porte Gigabit Ethernet, GICF, equipaggiate con 2 porte Gigabit Ethernet. Normalmente le porte montano modulini SFP ottici. Entrambe le schede sono munite di appositi segnalatori luminosi. Il LED Run indica lo stato di avvio e il normale funzionamento, rispettivamente con un lampeggio verde veloce o lento. Il LED Alarm ALM, se rosso, indica una condizione di allarme generale della scheda. A sua volta, ogni porta è accompagnata dai consueti LED Link e ACT, che indicano il collegamento attivo e lo scambio di dati. I moduli di alimentazione PRTE occupano i rimanenti slot 21 e 22. Queste schede presentano sul frontale un connettore di tipo 3V3 per l'attestazione alla distribuzione di alimentazione. Un LED alarm verde indica il corretto stato dell'alimentazione. Una ulteriore scheda di allarme occupa lo slot 0. Sulla parte superiore del telaio è presente l'unità di areazione FANT-RAY, munita di un LED status che, con un blink lento verde, indica il corretto funzionamento dell'unità. Se rosso indica uno stato di guasto, se giallo un allarme ma con servizio regolare.